vi dicevo, come stasera c'è Paolo Sirotti, io vorrei iniziare proprio con delle informazioni sull'autore. Le librerie hanno bisogno di classificare libri in base a dei cataloghi, quindi è nato il thriller, il giallo, il noir, eccetera, eccetera. Però è puramente un qualcosa di commerciale. A volte mi chiedo, ma Shakespeare che genere scriveva? Malavica è uno di quei libri che non sottostà a nessun tipo di identificazione di genere. A Paolo Sirotti si riconosce, e io in particolar modo ho riconosciuto, una spiccata capacità di utilizzare una contaminazione di generi e di tecniche diverse, la cosiddetta contaminazione latina, che produce romanzi trasversali, cioè il prodotto della fusione di più generi. Malavica è il libro che io ho divorato. Io vi parlerò di questo libro oggi in veste proprio di lettrice. L'ho divorato in pochissimo tempo, credo in un pomeriggio e mezzo, insomma, ho terminato il libro. Perché? Perché è un libro di cui tu non riesci a staccarti, senza che è uno di quei libri che tu dici io devo arrivare alla fine, perché mentre mi preparo per fare qualsiasi altra cosa, per andare a lavorare, ho il pensiero, insomma, di come andrà a finire quella determinata situazione. Sono terribili, certi scrittori sono terribili. Lui è stato terribilissimo. Quindi diciamo che è un libro avvincente, è un viaggio che spazia, l'abbiamo già detto, questa contaminazione, no? Per cui è un viaggio tra il fantastico, il mistico, una realtà violenta, a tratti anche molto cruda, di una società che sembra essere lontana dai nostri ritmi. Invece lui ci fa capire che questa realtà che noi leggiamo in questo libro molto spesso è più vicina di quanto ci possa apparire. Ecco. Viene comunemente chiamata Brogna o in dialetto Brogna. Un nome un po' altisonante fa pensare a un'altra cosa, specie agli animali, però è la tomba di Pompilia. Originale e coinvolgente. Sirotti è un autore onesto, un autore che è capace di sedurre il curiosire il lettore senza venir meno a quello che è il patto di fiducia ed onestà con il lettore, in questo caso con lo spettatore, offrendo fin dall'incipit gli ingredienti per una lettura in sintonia con il resto del romanzo. Malavica nasce da molto lontano. Nel senso che sono due libri scritti precedentemente messi in un unico volume, quindi in un unico volume. È stata un'impresa ardua mettere due libri in un solo volume, due libri che hanno avuto anche un certo successo. Hanno avuto già una sua storia. Sì, però c'è stata anche una richiesta da parte di lettori di fare questo lavoro. Non l'avessi mai fatto. È stato un lavoro certosino, perché io pensavo di fare un copia e incolla e il libro è finito. E invece l'ho riscritto completamente. Cioè ho aggiunto dei capitoli, e ho tolto delle cose, naturalmente il libro è sempre quello. Però ho avuto... Mi sentite come voce? O sul microfono? Mi sentono. E quindi ho dovuto... l'ho riscritto ex novo. Ed è stato anche affascinante questo, cioè è stata anche un'avventura. E anche perché conferma qualcosa che io all'inizio, quando ho cominciato a scrivere, sospettavo e che ho avuto la conferma. Quella che i libri, in fondo, sono materia viva, sono come degli esseri viventi, perché crescono, cambiano in base agli anni. In questo nuovo libro, che è un nuovo libro, ho inserito delle cose che dei lettori mi hanno chiesto. Ho inserito delle cose che sono nate durante le presentazioni, come quella di stasera, dalle domande del pubblico, e quindi ho avuto il piacere di far diventare cosa nuova un lavoro che avevo già fatto in precedenza.
anche si dice spesso non toccare le cose che funzionano, non è una sfida in fondo, no? Cambiare qualcosa che già funziona. E è stata una sfida che ho accettato e chi l'ha letto l'ha apprezzato questa novità. Tra l'altro è venuto davvero sì, bene. È tutto un unico viaggio, tutta un'unica lettura. È vero che la lettura ti inchioda alla poltrona. Sì. Io presento sempre tanti libri, soprattutto nell'ultimo anno ho presentato davvero tantissimi libri. Come dicevo prima, sono da sempre una che fa voci da sì, libri. Sì, ho notato. Sì, e Maravica devo dire che è davvero un libro grandioso. Un grande romanziere scrive infatti per te, ha la capacità di creare personaggi e storie che riflettono il mondo reale e ne illustrano le dinamiche più profonde. L'autore si rivela profondo conoscitore della storia, dell'arte e della religione, regalando al pubblico un'opera assimilabile a uno scrigno di dettagli provenienti dalla storia dell'arte, dalla letteratura, dalla storia e dalla storia soprattutto dell'arte. Sì, io sono riconosciuto come uno scrittore di thriller, però non è assolutamente vero, nel senso che sì, i miei libri, questo è il mio sesto libro, e i miei libri spesso sono stati dei thriller, però ho scritto anche altri generi, ho trovato un mio stile di scrivere che non ha proprio una categoria. Cioè, come diceva giustamente Vinci Guerra, il romanzo è un romanzo trasversale che tocca diversi generi e li fa propri. Naturalmente il leitmotiv è il thriller, come dice la parola stessa, palpitazione, no? Colpi di scena. E quindi su questo fronte chiaramente è un thriller a tutti gli effetti. Presentare un libro non significa raccontare un libro, presentare un libro significa far fluire la cultura. Maravica ha questa capacità anche pedagogica, può essere anche un libro pedagogico, di formazione, perché è stato appunto utilizzato nelle scuole, perché non racconta soltanto dei semplici avvenimenti. La storia si dispiega in spazi temporali diversi e soprattutto in siti e in luoghi davvero lontanissimi. E molto vicini. È un romanzo corale, ci sono moltissimi personaggi e fondamentalmente è un romanzo salvifico, nel senso che molti personaggi che incontrano il male hanno poi una chiusura, cioè una salvezza dell'anima, della propria vita, non tutti naturalmente. E quindi questo concetto del salvifico si sposa perfettamente con la canzone di Battiato. C'è un'evoluzione interpersonale, certo, ma ne parleremo solo per rompere il silenzio. Beh, però c'è la vita. Sì. Solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manine, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Una cosa che mi ha colpito di Maravica è la concezione dell'amore, perché noi fino ad adesso abbiamo parlato di thriller, di giallo, di mistero, di enigma, ma non dimentichiamo nel noir c'è sempre la donna, la femme fatale. Esatto. Esiste ma sempre una storia d'amore. Questo è un ingrediente che lui è riuscito ad inserire come un ingrediente, sapete quelle ricette, come tu metti l'ingrediente segreto, no? Sì. Nelle ricette che poi alla fine... Che dai il gusto particolare. Esatto. Questo amore che fisicamente in realtà sono, non vorrei svelare troppo, no, però in realtà sono due le coppie protagoniste di Maravica,
E in entrambi i casi sono degli amori che fisicamente si svolgono in pochissimo tempo, uno in 3 giorni e l'altro in 15 giorni di fuoco, ecco. Amori passionali. Amori molto intensi, amori molto passionali, che però rimangono eterni. Alla fine del romanzo tu ti rendi conto che sono spiritualmente eterni. Sopravvivono al tempo. Sopravvivono a quello che è il tempo. E quindi questo diciamo che è un valore aggiunto, secondo me. Il romanzo è ambientato anche a Catania, soprattutto la prima parte, e ci sono dei monumenti nei quali io ho preso dei particolari che sfuggono a un occhio non attento e li ho messi nel libro, e quindi mi è capitato che dei lettori hanno verificato se in effetti quella statua, quel quadro ha quel particolare. Perché dietro c'è una ricerca di particolari, Una ricerca storica. Il romanzo lo stiamo snocciolando un po' alla volta, cercando di non andare un po' troppo. Però il romanzo è, come ho detto, un thriller, abbraccia vari generi, e però uno degli elementi del libro è il tempo. Il libro abbraccia 18 secoli della storia della città di Catania. Non tutti naturalmente, però quelli che sono funzionali al racconto. Quindi è un romanzo ambientato ai nostri giorni, contemporaneo, però tocca alcuni aspetti storici, tra l'altro poco noti, che pochi conoscono. E una cosa alla quale tengo molto, e poi magari finisci o devi leggere quello che devi leggere, cioè il romanzo, i riferimenti storici che ho preso al 90% sono veri, cioè sono frutto di ricerche nelle biblioteche, le angiografie dei santi, cioè, ho fatto 2 o 3 anni di ricerche prima di scrivere questo libro, e il 10% naturalmente è romanzato, però quasi tutti gli aspetti storici sono veri, e tra l'altro nel libro ci sono i riferimenti bibliografici dove ho tinto le informazioni. Sì, diciamo che questo è uno degli ingredienti fondamentali del romanzo. Per questo c'è questo accostamento a Dan Brown, perché tocco sia la storia, le crociate, per esempio il periodo medievale, e anche le bellezze, i quadri, no? Io sono un appassionato di opere d'arte, quindi mi è stato facile, automatico, mettere quello che descrive appunto certi ambienti in una maniera particolare. E fa venire la voglia, questo lo devo dire, di andare in questi luoghi. E soprattutto molti lettori del nord hanno comprato il libro, poi sono venuti in Sicilia, a Catania, in vacanza, e l'hanno usato come guida turistica. Alcuni gruppi li ho guidati a fare questo percorso letterario, cioè sia sul libro che sui luoghi. Il libro è stato adottato anche in alcune scuole superiori, e con i ragazzi, con gli alunni, abbiamo fatto i percorsi letterari nei luoghi del romanzo. Anche perché nel romanzo esiste una parte è davvero particolare, mi sono persa, come se fosse anche vita. Ieri ci siamo ritrovati con Malavita ad adorarlo, non ci siamo messi d'accordo, cioè dalla prima presentazione non siamo andati d'accordo. C'è un segreto, qualcosa che riguarda Catania? Sì, allora il romanzo... Che non svegliamo. Stiamo cominciando un po' ad aprire. Il romanzo si svolge in gran parte in una città che volutamente non ho mai messo il nome, se non nell'ultima pagina. È stata una cosa voluta, perché molti lettori del nord dicevano: ma qual è questa città? Non conoscendo i monumenti, le piazze, i luoghi, l'ho messo all'ultima pagina, che si trattava di Catania. E quindi sono rimasti molto sorpresi. Il romanzo si svolge appunto a Catania, però si svolge anche c'è un intrigo internazionale, come tutti i thriller, e si svolge a Roma, Milano, Svizzera, Canada, Buenos Aires e Beirut, i campi profughi di Beirut. Quindi è un romanzo che, diciamo, internazionale, anche i luoghi, per esempio Beirut, sono molto curati, perché io non sono andato a Beirut, forse nessuno può andarci in questo periodo. No. Però io mi sono documentato attraverso le foto, i video. Forse adesso il romanzo si sta cominciando a prendere forma, no? Sì, no, io vi volevo riallacciare
ai luoghi, sì. Perché lui ha detto una cosa molto giusta. Ha detto: io ho scritto Malavica e mi sono reso conto che lo leggono anche a scuola, sì. E io so che lui ha anche accompagnato anche di recente, sì, recente alcune scuole, alcune classi, sì, delle scuole superiori nei luoghi del romanzo. Fra i luoghi di questo romanzo ce n'è uno a me che è molto caro, io vengo da Cicrezza, e quindi la costa ionica era un'esplosione di luce riflessa sulla superficie del mare. Le barche sembravano scintillanti stelle cadute dal cielo, che galleggiavano su una tela appena colorata d'azzurro. Il taxi proseguiva per la scogliera, altri 7 chilometri di roccia lavica che l'Etna aveva plasmato fin dentro al mare. Era come se le rocce si riflettessero in uno specchio, mentre i bagnanti comodamente sdraiati su scogli levigati dal vento e dal mare prendevano il sole dopo una bella nuotata. Alla fine della strada che costeggiava la scogliera, apparvero in lontananza, prima confusi come un miraggio, poi sempre più chiari i resti di una torre su un promontorio sul mare. Poi l'immagine divenne più chiara e nitida. Era una fortezza su un'altissima rupe, a strapiombo sul mare, ultimo baluardo a resistere dopo un'antica eruzione lavica del XII secolo. Era il castello normanno di Aci Castello. Quando non si sentiva tutto. Non avete sentito nulla? Oh, no, no, sì, sì, però mi permetto di se no lo rileggi, No, si è sentito, però io... L'ambientazione diventa una parte fondamentale e strutturale della storia stessa. Ogni città ha la sua grammatica narrativa e può essere usata per simboleggiare l'emotività dei personaggi. Io ho scelto una città in particolare perché è una delle poche città in cui non sono stata, ed è Buenos Aires. Aspetti, ogni luogo è funzionale al romanzo. A volte ho fatto questo gioco, no? Di togliere un personaggio o di togliere una località. E mi sono accorto che il romanzo non sarebbe stato come quello di prima. Cioè ogni è come un mosaico, no? Ogni personaggio, ogni luogo è un tassello. E senza quel personaggio o quel luogo, il romanzo, non dico crollerebbe, ma non avrebbe certe sfumature che ho voluto dare. E tu scrivi, l'amore nei suoi 46 anni l'aveva solo sfiorato, senza colpirlo mai. Aveva sempre pensato che quel sentimento appartenesse alle banali, squallide, stupide vite degli altri. Per sopportare tutto il dolore di una vita intera, era stato costretto a essere qualcosa e mai qualcuno. Però, alla fine dello stesso romanzo, dici, chiuse la porta della stanza e portò dentro la sua valigia. Adesso era più pesante di prima, perché conteneva anche i desideri e le speranze per una vita migliore. Questo è quello che fa di Malavica anche un romanzo satirico, sì, perché i personaggi crescono, maturano, sì, e arrivano a quella, davvero a quella salvezza, sì, emozionale. Nella letteratura molti personaggi sono descritti male, o meglio in maniera incompleta. Io per scelta, ma anche per la mia voce di scrittura intendo dire, ogni personaggio entra nel romanzo, ma ripercorre anche la storia, perché agisce in quel modo e poi anche cosa succederà oltre alla narrazione, alla storia, anche al personaggio, e questi sono, è un tutt'uno, perché c'è una crescita, c'è un'evoluzione. Ogni personaggio fa un viaggio tipo Odisseo, perché in effetti incontra delle difficoltà che lo trasformano, che lo mutano, esatto. Non è solo qualcuno, un viaggio materiale, esatto, uno spostamento fisico. E questo tutti i personaggi subiscono questo, questa evoluzione, perché i personaggi anche loro sono materia viva, cioè crescono, vivono. E di questo me ne sono reso conto maggiormente riscrivendo Malavica. Come vi ho detto, erano due romanzi scritti in precedenza. Io ho un buon rapporto con i lettori e c'era un personaggio, Tina, che dal romanzo
così come compariva, si sparire improvvisamente. E ho avuto delle richieste da parte di lettori che mi dicevano: ma che fine ha fatto? Perché cosa succede a questo personaggio? Come dicevo prima, i personaggi sono... E quindi nella scrittura ho aggiunto un capitolo in più per spiegare cosa accadeva al personaggio. Immaginario esplora questi scenari, storia, archetipi, caratteristiche, tecniche narrative innovative anche da un punto di vista cronologico, fanno di Malavita un romanzo unico e innovativo. Grazie. Due cose. Il romanzo Gioco col tempo. Paolo si diverte a scrivere, quindi gioco un po' con i personaggi, col tempo, con i ruoli, con il lettore stesso. Io penso questo, che se io mi diverto a scrivere, il lettore si diverte anche a leggere. Così come anche se mi emoziono, cioè se mi emoziono mentre scrivo, o meglio quando rileggo o cerco di correggere quello che scrivo, allora anche al lettore arriverà questa cosa qui. E di questo ne sono convinto anche nella pittura, nella scultura, nella musica. Ci sono delle cose che inspiegabili che vanno oltre. Il romanzo però parte dal 251 d.C., cioè dalla morte di Sant'Agata. E quindi tocco il periodo storico in particolare della città di Catania, il periodo greco, romano, medievale, ottocentesco, eccetera, eccetera. Però il romanzo, l'ultimo capitolo, è ambientato nel 2060. Quindi fra 50 anni. Cosa accadrà fra 50 anni? Cosa succederà? E quindi i due personaggi in particolare, noi li vedremo, che abbiamo visto all'inizio del romanzo, li vedremo cosa accadrà, cosa è accaduto quando sono grandi, sono anziani. E quindi questa è una cosa che mi piaceva toccare. Anche il motivo della rimembranza. Sì. Non è solo un ciclo dei vinti, non è solo una semplice guida, è davvero veramente un romanzo affascinante. A proposito di veramente, è quello che è il nostro Antonio. Grida il tuo nome, la primavera ti risveglierà come un fiore. All'analisi del testo hai citato una parola, in effetti, che è molto calzante, che è un po' anche quello che può essere una delle chiavi di lettura del libro, cioè gli archetipi. Cioè nel romanzo, il romanzo in fondo è anche, perché è tante cose il romanzo, tenendo conto che è impossibile spiegarlo tutto, è l'esaltazione di quello che noi abbiamo nel nostro territorio, quindi nella nostra Sicilia, come qualità, come eccellenze. E quindi io ho citato Vincenzo Bellini, e c'è un capitolo dedicato a Vincenzo Bellini, qui lo descrivo, ed è una parte integrante del romanzo, ma Ettore Majorana, quindi una figura di importanza che lui ha avuto della scienza, della poesia artistica, ma soprattutto Majorana è un elemento del romanzo. E io sposo la tesi di Leonardo Sciascia, cioè quella che in effetti lui non è morto suicidandosi su un battello che da Napoli arrivava a Palermo, ma che in effetti lui è sopravvissuto. E nel libro Majorana, soprattutto nella parte finale, è una parte fondamentale. Cito anche Cabiria, perché Cabiria è il nome di una ragazza catanese. Nel periodo dell'impero romano è stata rapita dai fenici, e quindi questa storia è stata realizzato uno dei più grandi colossal del cinema avuto, che si chiama appunto Cadiglia. Questo film è con la sceneggiatura di Gabriele D'Annunzio, è stato un film eccezionale. E mi dispiace il fatto che noi siciliani, ma catanesi in particolare, non ce lo siamo dimenticati. Oltre a quello che ha detto Rita giustamente sul film,
Io dico solamente che è stato per sei mesi prodotto a Parigi, cioè nei cinema di Parigi è rimasto per sei mesi e un anno a New York. È stato uno, con Pastore, era un regista all'epoca eccezionale, e praticamente realizzò questo film in maniera innovativa, ma poi sopra questo film molti registi dell'epoca hanno copiato, come per esempio Metropolis di Fritz Lang, oppure Ben-Hur per esempio. Cioè, questo film, Caviria, è stato un precursore dei tempi. Alcune riprese di questo film sono state fatte alla playa. Come hai fatto comunque a mettere assieme tanti, ma tantissime cose che sembrano in contrapposizione? Sì. La fede, la cristianità, il carnevale, ma anche l'esoterismo. Sì, allora tecnicamente nelle opposizioni la nazione ha più forza, più vigore tecnicamente. E in questo libro convivono sia il mondo cristiano, Sant'Agata, Santa Lucia, il cristianesimo in tutti gli effetti, anche la fisica quantistica, sì, la fisica di Dio. Sì, la fisica quantistica, ognuno con le sue prerogative. A questo libro dove c'è la fede cristiana, che poi alla fine è un libro di conversione, cioè alla fine c'è un personaggio che non avendo, essendo ateo, non avendo una sua religione, si convertirà al cristianesimo, perché vivrà negli ultimi anni della sua vita nel posto dove è nato il cristianesimo, che è in Palestina, a Beirut, nei campi profughi, e avrà questo cambiamento, questa conversione al cristianesimo. Nel contempo, nel libro, si parla anche di quello che è il mondo dell'occultismo, dell'occulto, e c'è addirittura, ci sono i tarocchi, c'è una maga nel romanzo che fa i tarocchi e parla appunto di questo mondo. Una delle protagoniste del libro è una profezia che si avverrà. La parte del romanzo inizia il 3 febbraio, quando ci sono a Catania si dice un fuoco elettrico. Quindi praticamente c'è il 3, 4 e 5 febbraio. E se voi ci fate caso, in alcuni momenti la festa religiosa di Catania è contemporanea alla festa del Carnevale, e quindi praticamente c'è il mondo del paganesimo con il cristianesimo che convivono in quel periodo di tempo. E quindi nel romanzo faccio vivere questo dualismo, e alcuni personaggi vengono investiti da questo. La fisica quantistica è importante nel romanzo, a parte perché Majorana è stato uno dei primi a calcolare, c'è una fisica, una legge, una formula che è anche una protagonista del romanzo. Nella fisica in generale si dice che qualcosa esiste solo se possiamo osservarla, e noi possiamo osservare qualcosa grazie alla luce. Quindi se non c'è la luce non possiamo osservare, ma non è detto che non esista, come la materia oscura, che è il 10% dell'universo. E quindi mi è piaciuto giocare su questo dualismo, come il bene e il male. Il bene e il male sono co-protagonisti del romanzo. Ci sono molte, ma questo, ma tutti hanno un'armonia, tu che hai letto il romanzo, non so se di voi, però c'è un'armonia, cioè non c'è qualsiasi argomento, qualsiasi personaggio non è messo a caso, c'è un motivo, e alla fine tutto torna, no? Cioè alla fine tutta la ragnatela, tutta sul quale era intessuto il romanzo, alla fine i conti tornano, tutto ha un perché.
perché volevo, un'ultima cosa, toccare un altro argomento che tu hai saputo in qualche modo descrivere, secondo me, in maniera straordinaria, ed è la descrizione degli ultimi e degli emarginati. Hai saputo collegare due fatti, due episodi della storia, lontani fra loro ma estremamente simili. Mi riferisco al popolo dei Catari, l'undicesimo secolo, una storia quasi dimenticata, io devo dire la verità, non la conoscevo, l'ho conosciuta grazie a te, non conoscevo assolutamente la storia di questo... Gli eredici. E poi l'hai collegata benissimo a quello che è il campo dei profughi di Beirut, queste persone che oggi sono, diciamo, al nostro ordine del giorno, diciamo, vengono raccontati dai TG, no? Giornalmente. Molto distanti, ci siamo quasi assuefatti, no? Per certi versi ai racconti. Però è grazie a libri come quello di Paolo che queste situazioni vengono di nuovo a galla. E quindi io ti vorrei in qualche modo fare questa domanda. Perché in un romanzo che noi fino adesso abbiamo in qualche modo descritto come un romanzo thriller storico, un romanzo dove abbiamo descritto questi personaggi nella loro coralità, poi hai deciso anche di inserire questi, se vogliamo dire, questi altri personaggi? Certo. Che ruolo hanno nel romanzo? Sì. Allora, quando ho finito di scrivere il romanzo, quando si finisce di scrivere un romanzo è un momento particolare per un autore, perché c'è il distacco di quello che è scritto, i personaggi non ti appartengono più, quindi c'è questo distacco come se fossero dei figli, e da quel momento in poi, quando viene pubblicato, il libro diventa la verità delle storie. Ed è un periodo anche bello e brutto, perché poi ho vissuto per tanto tempo con i personaggi, o meglio è il mio modo di scrivere questo, e poi vedi che non ci sono più. Alla fine mi sono accorto che tutto questo maratano, tutte queste pagine, questi personaggi, questi luoghi, ubbidivano a un qualcosa che io sentivo, ma non riuscivo a esprimere, no? Chiaramente. E è la dedica dell'ultima pagina del romanzo, che dice questo. Questo romanzo è dedicato a tutte le anime scomparse in silenzio da questo mondo, senza che nessuno abbia mai ascoltato la loro voce. E mi riferisco in particolare ai profughi di Beirut, dei campi dove praticamente muoiono a milioni di persone. Sì, ma lì uno dei personaggi del romanzo, che è Suor Bianca, una suora che ha tolto l'abito talare, va in questi posti ad assistere questi moribondi, bambini che muoiono fra le braccia, persone che muoiono dopo aver attraversato l'Africa e senza essersi conto di aver vissuto, e nessuno ha mai ascoltato la loro voce. Perché muoiono in silenzio. Oltre a questo, ho riesumato una crociata dimenticata di cristiani contro cristiani, quindi cristiani che contro i catari, che accusati di eresia, sono stati sterminati, si calcola circa un milione di persone uccise, questi catari erano contro la violenza e sono i precursori degli ordini di frati minori cattolici. Parlavano di non violenza, di amare il prossimo, non ricchezza, di povertà, come San Francesco. E in effetti il canto di lode di San Francesco è un manifesto contro i catari, questo mi sono documentato su questa cosa qui. E quindi i catari hanno una funzione importante, perché il romanzo è inventato in Normandia, in Francia, dove c'è ci sono praticamente delle persone, degli eredi dei catari e degli eredi di chi ha organizzato la crociata. E quindi nello scursus del romanzo queste due cose si incontrano fino a un punto in cui la vendetta, che era stata maturata per secoli e secoli,
diventa giustizia. Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua. Questa interessante, diciamo, opportunità di crescita. Questo grande personaggio, vogliamo presentarci. Piacere mio, le faccio i miei complimenti perché è un contributo veramente importante che non solo, diciamo, esalta le nostre origini, esalta le nostre origini pitagoriche, perché sostanzialmente la nostra è una cultura pitagorica. Lei ha parlato giustamente e dottamente di dualismo. Il dualismo è l'emblema della dottrina pitagorica, tutto è duale nella dimensione manifesta e tutto si riconduce all'uno. L'uno è tutte le cose sono questo uno, nessuna cosa si può slegare l'una dall'altra, perché è tutto correlato. Dante, nella Divina Commedia, lo evince questo concetto, e infatti, con la poesia senza calcolo. Ma volevo arrivare proprio qui, perché certamente, perché lei, diciamo, rievocando l'origine della nostra cultura, parla di Dante. E quel mirabile incipit della Divina Commedia, della terza cantica, che è il Paradiso, inizia proprio con una invocazione al dio dei pitagorici, o buono Apollo, dice, no? E poi, quando la rota che sempiterni desiderato a sé mi fece atteso, e ancora l'armonia che temperi e discerni, di cui lei ha giustamente e dottamente parlato. Io non abbiamo parlato. Non ho scelto per nulla. Uno degli elementi del romanzo, la fisica quantistica come concetto astratto, è fondamentale, però c'è la formula di didattica, esatto, della felicità, che lei conosce senz'altro, no? No. È una formula, subito, è la formula di didattica, premio Nobel della fisica del 1934, che dice se due entità si incontrano per un piccolo periodo di tempo e continueranno a influenzare l'uno e l'altro nell'infinito del tempo, e anche se sono distanti anni luce. E questo è un concetto abbastanza elaborato, nel quale Dirac, premio Nobel del 34, mi alzo perché premio Nobel del 34 ha enunciato questa formula. Però, come lei ben sa, le formule, per essere credibili, hanno bisogno di un modello matematico che prova l'esistenza. Ebbene, Ettore Majorana è riuscito a fare un modello matematico e rendere veritiera questa formula.